Buonasera, abbiamo preso e bisteccone. Guardate come hanno sudato. Vedete? Come si rilassa la carne, quanto conta la temperatura prima di andare in griglia. Guardate, se sono belle afflusciate di loro, se sono ammorbidite, guardate come sono molle. La carne fredda non va mai messa, è tutto un altro sapore, un altro modo di rilasciare il grasso, i liquidi sua, le proteine, le fibre, il modo in cui si ammollano, è tutta un'altra storia. Giovanni ha appicciato il fuoco e mo andiamo a buttare in griglia. Frate, mo! Hai acceso? Che? Ambulanza! Hai acceso il fuoco! Becca, lì è! Guarda che focherello che ha acceso il compare! Oh. Andiamo a lavarsi i quattro sassi. Lavati i quattro sassi, li mettiamo qua a disinfettare. Così. Ok. Vediamo se ne troviamo altri oggi. Mettiamo asciugarli. La pietra è meglio del ferro a toccare la carne. Rimane bucata. Gli arriva solo induzione. Mo famo calare un pochino il fuoco. Gli arriva solo induzione, non la fiamma diretta. Tocca la pietra e non tocca il ferro. Mo li famo belli disinfettare. Li famo un focà. Tanto questo ci va proprio un attimo. Giusto quella di Floriano, una punta in più. Allora, andiamo i sassi. Me li metto qui. Così i braci le porto per qua e il fuoco lo lascio per qua. Fuoco da qua e braci da qua. Oh, che bella bracetta! Grande Giova! Ok, prendiamo la prima, prendiamo la seconda e la mettiamo così. Questo deve qua così e questo lo mettiamo qua e questo lo mettiamo qua. Allontaniamo un altro col fuoco. Va sicuro che si sente un odore proprio di bestia. È un soio che non mi sono lavato. L'odore della ciccia. Dai piccoli, dai. Ecco qua. Ti vorrei fare una cosa. Vorrei invertire questa. Ecco qua. Questa. Qua. Così. Vieni a chi? Ok, andiamo una smossa sotto, adesso la abbassiamo pure un pochetto, però prima faccio fare quel lato così. Manca 6 io riesco a arrivare. Il legno non è una carbonella, peggio. Senza brisca, senza fargli niente, così, nudo e crudo. Vedete questo? Il sangue che ha spinto su. Questo sono mista le proteine. Quando spinge su dalla parte opposta del calore è una cottura quasi media ed è quasi pronta per essere piastrata. Vai. Via, via. Vai, via, via, via. Ok,
adesso deve essere appiastrata a calore bello alto, quindi deve sardà subito, quindi alziamo la temperatura, ecco fatto, coce coce deve essere alta, manca due no, non ce la fa, io manca due, sì. Porca, ho detto. E abbiamo preso il sale di Salt Bay, il sale di Cipro, questo usa, sono nuvole, questo è quello che usa Salt Bay. Allora voglio abbassare un altro po', eccolo qua, che mi serve proprio velocissima, vedete come è risalito pure qui, questa è la cottura media per i carnivori, i sanguigni, come ci piace a me Giovanni. Questa facciamo ben cotta, andiamo a flow alla prima, un pochino d'olio, un po' di sale di Cipro, un po' di pizzicata di pepe e lasciamo riposare così. Andiamo con la seconda, vino d'olio, un po' di sale, lasciamo riposare, quella è De Floriano, dobbiamo fare la sola di Camperos, questo è sì, il sotto dei Camperos, dobbiamo fare una bella sola dei Camperos, è pronta. Io non aiamo bistecca, aiamo la sola di Camperos, un pochino d'olio, un pochino di sale, ecco qua, chiudiamo il Camperos, olè, andiamo a mangiare, vediamo che è uscito, va, che è uscito fuori, oh, olè, oh, belli succhi, venite da papà, eccoli qua, oh, 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 oh. Yeah. Core mio, ecco qua, la sola del Camperos. Gusti su gusti, chi piacciono le donne, chi piacciono l'uomo, la ciccia, chiamo in mezzo, oh, eccolo qua, tiè, mm-hmm. Buona sta carne, è poca. Ma ecco che mazza che sapore che c'ha, iniziamo a dirlo, goccetto di vino, che ancora lo cavo scuro, chi ha questo? Butto qua, butto qua, tutta musica,
preso un pezzo di pane casareccio e te, che poi be un bel birino fresco. Uno spaghettino al pomodoro. Scatta la scarpetta. Te, saggia di. Metti è bella fresca.